Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Quattro gli argomenti che affrontiamo in questo nostro incontro. In primis facciamo il punto della situazione sul lavoro della commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali dello scorso anno. Il bando aperto per l'edizione 2024 del Premio Innovazione Toscana. Una bella mostra, emissioni filateliche del Granducato di Toscana fino al Regno d'Italia. E poi è stata presentata la nuova stagione del Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa. La commissione speciale d'inchiesta sugli eventi alluvionali del 29 e 30 ottobre e del 2 e del 4 novembre dello scorso anno in Toscana, presieduta da Elisa Tozzi, si sta concentrando sulle emergenze durante l'evento alluvionale. Quindi continua l'azione di approfondimento con audizione e pareri e sta raccogliendo anche del materiale dai piani di protezione civile dei comuni coinvolti fino al documento operativo per la difesa del suolo, all'elenco delle opere programmate e finanziate. Facciamo quindi il punto della situazione a un anno di quegli eventi e da alcuni mesi appunto di lavoro di questa commissione speciale. I lavori procedono, certamente procedono con fatica, lo dico chiaramente. Io ho fatto una richiesta di documenti da oltre un mese e mezzo a diversi uffici che ancora non mi sono arrivati. Soprattutto io insisto molto sul fatto di avere un quadro aggiornato su quello che è lo stato delle progettualità in Toscana, sugli interventi programmati, su quanto realizzato e anche e soprattutto quanto oggi è stato stanziato anche a livello nazionale per far fronte all'emergenza alluvione. Dati che secondo me sono essenziali. Quindi questo sicuramente ecco, è un motivo anche che mi spinge a insistere su alcune richieste, ma anche e soprattutto a voler approfondire. Nei prossimi giorni saranno sentite anche le strutture del Genio Civile, che hanno delle competenze importanti anche sull'attuazione, ricordo, delle opere programmate nei documenti operativi di difesa del suolo. Faccio un esempio per tutti, le casse d'espansione. Ne parliamo spesso, ma vi posso assicurare che è una situazione paradossale. Oggi, da alcuni sopralluoghi che ho effettuato, come dire, siamo di fronte a una procedura che sta in piedi da oltre 20 anni. Oggi noi siamo ancora alla fase degli espropri, di fatto di opere materiali non ne abbiamo viste, quindi anche questo sarà un ulteriore motivo di approfondimento. Dal nostro punto di vista i lavori stanno procedendo bene, in maniera ordinata e soprattutto anche cercando di approfondire le questioni che erano state poste al centro del programma di lavoro. Per quanto riguarda la maggioranza, viene confermata la piena e totale disponibilità a approfondire ogni tema e ogni argomento e più passa il tempo e più siamo convinti, come abbiamo detto sin da subito, che questa commissione possa servire davvero anche per sollecitare il governo a mantenere tutti gli impegni che ha assunto nei confronti della Toscana, che ancora purtroppo in larga parte risultano disattesi. Però per quanto riguarda la maggioranza, piena e totale disponibilità su ogni aspetto legato a questa commissione e mi sembra insomma che lo stiamo dimostrando in ogni modo e in ogni modalità possibile. Edizione 2024 del Premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, ideato per sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica, digitale, sostenibile e delle imprese toscane. Il premio è diviso in quattro sezioni, oltre alla tradizionale start-up innovative, ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile e brevetti, prevede la nuova sezione innovazione e sostenibilità sociale e conferma il premio speciale ai giovani. Il bando è disponibile sul sito del Consiglio regionale della Toscana e si può partecipare fino alle ore 17 del prossimo 12 novembre. È una di quelle iniziative di cui vado orgoglioso, non perché ormai 7 anni fa sia stato uno dei promotori, ma perché penso che si manda un grande messaggio a chi cerca di scommettere sul futuro. Le istituzioni ci sono al fianco di chi vuole costruire innovazione, di chi vuole costruire imprese che sanno affrontare i mercati del presente e del domani. Abbiamo deciso ormai da qualche anno di tornare a dare il nome al premio Innovazione Premio Vespucci, perché ricordiamo un grande toscano che ci ha insegnato che bisogna sempre cercare territori inesplorati, bisogna avere la capacità di trovare strade nuove per costruire un futuro migliore. Sono felice che quest'anno, e ringrazio Confindustria, un partner eccezionale con cui stiamo sviluppando insieme ormai da diversi anni il Premio Innovazione, e ringrazio Paola Castellacci per aver dato la disponibilità a presiedere
il comitato che valuterà le proposte che arriveranno, e a loro davvero voglio dire grazie, perché insieme stiamo provando anche a mandare dei messaggi positivi. Penso al tema della sostenibilità e dell'inclusione sociale. Questo dovrebbe essere il modo con cui si costruiscono anche le politiche industriali del nostro territorio, in cui le politiche economiche perseguono gli obiettivi di una regione che si pone, mi scusate il gioco di parole, l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno. L'edizione di quest'anno noi crediamo che possa ancora far crescere queste iniziative e quindi il premio, anche per la scelta convinta di Confindustria Toscana e del Consiglio regionale di puntare su un tema che oggi incrocia una delle principali sfide che stanno affrontando le imprese nell'attuale contesto socio-economico e geopolitico, che è la sfida della sostenibilità sociale. Abbiamo quindi dedicato la sezione speciale di questo premio proprio al tema dell'innovazione dedicata alla sostenibilità sociale. Andremo a premiare imprese e start-up innovative e anche spin-off accademici che si sono distinti su questo tema, che applicano nelle loro realtà i principi ESG e che quindi mettono al primo posto anche i temi che sono la valorizzazione delle diversità, dell'inclusione in azienda, il benessere e la salute dei propri dipendenti. Si partecipa in maniera molto semplice: si va sul sito del premio, Premio Innovazione Toscana, alla sezione bandi, si scarica il bando 2024, si partecipa a una delle quattro sezioni previste dal premio, oltre alla sezione speciale Innovazione e Sostenibilità Sociale, le tre sezioni che confermiamo anche quest'anno: startup innovative, brevetti, ricerca, sviluppo e innovazione digitale sostenibile. Partecipando al premio, che è un bando aperto a tutte le imprese di tutti i settori e tutte le dimensioni, alle start-up innovative di tutta la regione toscana, si concorre a opportunità molto concrete, quindi a contributi fino a 15.000 euro, anche più piccoli di 5.000 euro, e soprattutto a occasioni di visibilità. Quest'anno avevamo preso un impegno anche negli anni scorsi, inseriamo oltre a questa novità della sezione sostenibilità sociale anche delle migliorie da un punto di vista di organizzazione e di procedure, e quindi partiamo già oggi con le attività che vedranno anche la costituzione della commissione giudicatrice, quindi di questo organismo molto importante, che è formato da illustri e autorevoli esponenti del mondo accademico e industriale, che andranno a giudicare i progetti e che entro la prima metà di dicembre daranno subito risultato a tutte le imprese, che ci auguriamo tante, che possano e vogliono partecipare a questa occasione. Siamo tutti sulle spine per vedere un po' di cosa si parla quando si tratta di innovazione e sostenibilità qui in Toscana. C'è dinamismo nelle aziende innovative toscane dal suo punto di vista? Sicuramente sì. Io sono sempre stupita di quanto ci siano aziende di tutte le dimensioni, quindi dalle start-up alle aziende più grandi, che stanno lavorando su temi di frontiera, su progetti anche internazionali. E quindi penso che anche questa edizione sarà una bella sfida, e invito appunto tante imprese a partecipare per condividere lo stato dell'innovazione della nostra regione. È la settima edizione. Siamo confortati anche dai risultati delle edizioni precedenti, con grande partecipazione. In modo particolare siamo felici che possano nascere start-up innovative che poi piano piano possono diventare anche imprese, e anche questo è una parte dello scopo, oltre che creare innovazione all'interno delle aziende. Quest'anno il tema è ESG, e quindi molto importante, è un tema che dobbiamo tutti portare avanti, perché dobbiamo andare in quella direzione. Ci auguriamo che ci siano tante presenze come in passato e progetti importanti, perché siamo convinti che i talenti fanno crescere l'economia della nostra regione. Dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia attraverso le emissioni filateliche, quella mostra protagonista in Palazzo Bastoggi, visitabile gratuitamente fino al prossimo 8 di novembre, proveniente dalla collezione di Giorgio Cuneo. Una mostra espone dei rari francobolli storici che ripercorrono le tappe più significative della storia filatelica del Granducato di Toscana. Durante la presentazione si è anche tenuta la consegna dei lotti agli aggiudicatari dell'anno asta di beneficenza a favore della Fondazione Tommasino Bacciotti. Poter ospitare qui questa mostra unica nel suo genere, che racconta attraverso i francobolli la storia della nostra terra dal Granducato di Toscana fino al Regno d'Italia. Il francobollo, che per tanti è uno strumento di servizio, di pagamento, di servizi, in realtà è molto di più, comunica la storia di quel tempo, manda tanti messaggi, a volte messaggi molto positivi, a volte ci siamo resi conto anche negativi, e quindi alcuni francobolli sono stati ritirati. Però entrare in questa nel salone delle nostre feste e vedere quanta storia ci sia raccontata attraverso i francobolli è qualcosa di unico, e quindi io
consiglio alle cittadine e cittadini toscani di venire ad assaporare questa mostra, è qualcosa di unico a livello nazionale e internazionale, è un bel regalo che facciamo alle toscane e ai toscani. L'idea è stata quella di mettere in mostra alcuni dei pezzi più rari del Granducato di Toscana, senza però trascurare gli altri antichi stati. Quindi si potranno trovare all'interno della mostra alcune particolarità, ad esempio del Ducato di Parma, con dei pezzi rarissimi che sono il sogno di ogni collezionista, alcuni pezzi dedicati al Regno delle Due Sicilie, al Regno di Napoli, naturalmente tutta la sala principale è dedicata al Granducato, con la prima e la seconda emissione, una selezione di lettere molto molto rare, e ci sono poi una coppia molto rara del Nove Crazie, annullata il 31 dicembre del 1859, che è l'ultimo giorno d'uso dei valori granducali, per poi passare alle emissioni del governo provvisorio con un rarissimo pezzo dei Cacciatori del Tevere, che è un frammento di Toscanella. Ora, so che naturalmente francobolli rispetto ad altre forme artistiche come possono essere la pittura o la scultura desta certamente meno stupore per i visitatori, però c'è da capire che ogni francobollo è veramente un'opera d'arte in miniatura, in particolare quelli degli antichi stati, dove ogni minimo particolare è studiato e niente è lasciato al caso. Quindi spero che questa passione che viene tramandata da generazioni nella mia famiglia possa contagiare tutti i visitatori, e vi do il benvenuto a questa mostra. È la prima volta che in 24 anni abbiamo un'iniziativa così particolare come quella dei francobolli. Siamo orgogliosi, siamo felicissimi, perché quando ci vengono a cercare e ci offrono la possibilità di dare un aiuto alle nostre attività è una bella cosa. Grazie a Luca, a Giorgio, che sono venuti a cercarmi appunto per questa loro iniziativa importantissima dei francobolli, che è un mondo ahimè sconosciuto, ma che ora ho imparato e ho visto quanto è bello e quanto è importante. Hanno deciso di fare questa importante mostra e, facendo un'asta con dei francobolli che hanno messo a disposizione, il ricavato andrà alla nostra fondazione per i nostri progetti, per le nostre 26 case che la fondazione porta avanti ormai da 24 anni, e questi soldoni che arriveranno saranno per aprire il nuovo appartamento il 17 dicembre, giorno del compleanno di Tommasino, che compirebbe 27 anni. Apriremo il 27esimo, che lo daremo a tutte le famiglie italiane che vengano con il proprio figlio all'ospedale Meyer. Quindi un grazie veramente di cuore a tutti. Il Teatro Comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa presenta il cartellone 2024-2025, 10 titoli tra tradizione e contemporaneità, linguaggio classico e sperimentazione. Il teatro, che è stato riaperto dopo un importante restauro nel 1996, presenta questa nuova stagione dal 21 novembre al 12 aprile 2025. Una nuova stagione teatrale bellissima, ovviamente, in collaborazione con lo storico legame che noi abbiamo da sempre con il Comune di San Casciano, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo. Una stagione molto ricca, con 10 titoli, con un'apertura importante con Caterina Gozzanti, che parla appunto del tema legato a tutta una serie di attività e di rappresentazioni contro la violenza sulla donna. E quindi una stagione impegnata, una stagione che vede una versatilità importante di tutta l'offerta, e una stagione che, come sempre, invito tutti a venire a vedere. Una stagione teatrale ricca, non come ogni anno, ma ancora di più. Ogni anno cerchiamo di dare davvero un nuovo corso a questo teatro, dal 1996 rinnovato, una piccola bomboniera di quasi 300 posti, che vede tanti abbonati, ogni anno sempre di più, siamo arrivati quasi a 200, e quindi insomma i posti non sono molti, ma c'è posto per vedere degli spettacoli e un'attività teatrale veramente intensa e di alto livello. Ed è tutto. Per aggiornamenti, delucidazioni e informazioni, www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni, dentro il Consiglio.